Ciao ragazze, è appena arrivato il pacco di Passione Unghie, apriamo insieme. Ho preso come al solito poche cose, ragazze, perché sto sotto spese proprio, però ero proprio curiosa perché tante di voi già le stanno usando. Io mi sono trovata molto bene con dei prodotti, con delle basi, però sinceramente non volevo prendere il kit, per cui non ho preso il kit. Ma mo vedete, ho preso poche cose, ma speriamo che siano carine. Allora, aspettate, vediamo questa. Vedete, non è tanta roba. Vediamo questo che cos'è, ma nemmeno me lo... Ah, sì, perché ragazzi io mi chiedevo, ma è possibile che non ci sta un... Ok, glitter, chrome e silver. Io mi sbagliavo tutte le volte e cercavo e riprendevo lo champagne, per cui... Avevo proprio bisogno di questo. Perfetto. Oh, finalmente adesso abbiamo una cosa bella scintillante. Perfetto. Questo è molto bello perché avevo preso quell'altro invece di argento, era lilla, per cui non mi era piaciuto per niente. Vediamo subito il regalo. Ci fa piacere. Vediamo, vediamo, vediamo il regalo. Oh, che carini, grazie, grazie, grazie Passione Unghie. Poi io avevo bisogno, cioè avevo bisogno, mi viene da ridere, perché realmente io dico sempre che non ho un rosa flash, una cosa del genere, no? Invece non è vero, sono piena, però cerco sempre qualcosa che mi piaccia di più. Le nostre scatole qua, però c'è un'ombra incredibile qua su. Vabbè, allora è bello, però a me sembra tipo rame, no? Rosa. Beh, comunque è molto bello, mi piace, perfetto. Non so se l'avete visto bene, ve lo rimostro. Sembrerebbe la luce un po' proprio che rosa rosa non è, però è un glitter molto bello. SP 136, e questo qui non era in offerta. Lo so che ho perso un sacco di offerte, ma e quest'altro invece glitter chrome e silver, è uno chic 108, quello di prima. Per cui aspettate che butto tutto qua dentro. Poi ho preso, ecco, uno solo mi pare che era in, sì, questo proprio, in offerta, per cui sono riuscita a prenderne uno, ma ragazzi, io pensavo che il mese continuava ancora, pensate un po' come sto io, e SP 35, per cui lo metto qua, vediamo subito, molto bello, mi piace tanto questo colore. Sono dei colori invernali che trovo molto carini. Comunque assomiglia molto a qualcos'altro che abbiamo già comprato. Poi ho preso questo che è un colore nuovo. Allora, red. E penso sempre con le stesse tonalità, almeno spero. Invece che sia il Bordeaux che dico io. Sì e no. Io speravo che era ancora più rosso invece che violaceo, perché noi abbiamo già preso qualcosa di simile, no? La passione di questi qua. Non so se voi riuscite a vedere bene le colorazioni. Scusate un attimo. Non so. Si vede? Molto molto un punto di violaceo, non è un bordeaux rosso come speravo io, vi dico la verità, dalla foto sembrava più un bordeaux rosso, sempre sulle tonalità del violaceo. Vabbè, che ti fa, io voglio un bordeaux vero, bordeaux classico. Allora, poi ho preso HD Base Natural e spero che
per chi non l'ha presa ancora, di farglielo vedere nel migliore dei modi. Per cui non è un Fiber, ma è un HD base natural. Scusate l'aereo, è bellissimo. Tende un po' con una punta di, c'è una punta di marrone se andiamo a fare, però veramente molto bello. Prenderò poi pure l'altro, mi piace, e vedrò per le mie clienti che hanno sempre questa cosa di fare le unghie naturali, per cui vediamo poi sull'unghia come andrà, perché poi sapete che tra un'unghia e l'altra è sempre molto soggettivo. Allora, io se mi sbrigo vi faccio anche le tip, però devo vedere i tempi. E questo qui invece è il finish, che mi sembra molto carino pure questo. Qua ho letto che questo finish, se non sbaglio, entro 5 minuti, 5 secondi di catalizzazione, scusate che voglio leggere, no, qua dice 30. Per la seconda passata mi pare che dicevano 5. Non vorrei dire sciocchezza, andate a vedere sul sito, perché qui invece mi riporta, vedete, praticamente 30 in lampada LED o V-LED. Qui vi rimostro il colore che non so se l'avete visto. Questo è il finish. Questo è questo qua. Finish Cover Skin. E poi vi rimostro, per cui Finish Cover Skin. Ok? Questo qua. E adesso vi riapro questo. Vi rifaccio un attimo carrellata veloce. Questo e quest'altro. Diciamo che io vado sempre in cerca di colori naturali e mo' mano a mano vediamo di fare queste tip velocemente.
Allora, ripasso la seconda passata di questo, perché questo invece, per come l'ho applicato io, necessita del secondo passaggio. Allora, qui c'è un micro glitter piccolo, piccolo e ancora un pelo, perché se non avevamo il pelo. Ok, no, no, va bene così. Vado in lampada. Ok. Somiglia molto. Questo lo catalizziamo subito, prendiamo questo, così, scusate, ok, guardate che bello, fino, sottile, come l'altro, quello che cercavo proprio, mi mancava l'argento così. Allora io lo metto da un lato sempre di più e dall'altro mi piace che si vede la sfumatura, per cui non pensate che sto sbagliando, ma lo sto facendo apposta, per cui vado. In questo modo hanno le clienti la possibilità di vedere più colore e meno colore. Secondo me rimane sempre molto più elegante passato sfumato un po'. Sì, non sono certa, però tante pensano, sai, che uno non vuole mettere tanto prodotto perché non vuole consumare, non nel caso mio. Ecco qua, vado in lampada e è molto bello, sì, mi piace tanto, per cui abbiamo fatto anche questo e questo lo chiudiamo. Dobbiamo aspettare un attimino, dobbiamo aspettare un attimino. Allora questo, scusate che non ho chiuso il tappo. Questo e questo, non so se si vedono da su, questo è quest'altro, questo è il regalo e questo è il silver che mo arriverà insieme a quell'altro, però io interrompo in modo che voi lo vediate subito. E questo e quest'altro. Ok, a posto. Questi sono i colori, sono molto belli. Questo è il regalo. Vi saluto, un abbraccio. Se non siete iscritti al mio canale, fatelo in questo momento e attivate anche la campanella. Vi abbraccio a tutte, grazie e grazie di seguirmi. Ciao.